cercare in affluenza nelle elezioni, una cosa mi preoccupa, dovrei raccontarla a complementare per quelli che sono nell'aula, come la voce. Se vi vedete, vi sentite, ditemi. Lucchero è stato per me pesante, ma molto istruttivo. Sono a Siena, dove ho parlato al rettorato. Siena sta facendo una... L'Università del Siena sta facendo la migrazione totale, quindi sta andando verso il, diciamo, la direzione giusta, non senza difficoltà. Poi sabato ho parlato a Ferrara, Bologna, Modena e poi sono andato, sono anche le foto di rete delle presentazioni fatte all'Intercorpo. E adesso poi giovedì facciamo degli incontri con le persone. A Siena è messo una cosa, mi ha fatto riflettere su una cosa che secondo me ha un valore. Tutti conoscono Flickr, Facebook, Google. Ora, immaginate, prendiamo una scuola che è una quella di Facebook, invece di aver fatto il suo sistema basandosi su software libero, l'avesse fatto su Microsoft Windows. Esisterebbe oggi? La risposta è no, perché avendo creato un'azienda con delle dipendenze funzionali ed economiche alle spalle, non appena il progetto avesse avuto un qualche successo, ovviamente dall'altra parte si poteva modulare il prezzo dei costi dei servizi per accaparrarsi tutto, no? Quindi una didattica basata su software proprietario è come insegnare ai propri ragazzi ad essere dei cadenti, perché in progetti veramente di largo respiro non li potranno mai fare, oppure se mai verrà una buona idea non sarà più da loro. Ok, volevo raccontare un'altra cosa. Guardando in giro e preparandomi ho guardato un po' di licenze, perché voi sapete tutto il software, cioè software eccetera, di cucina, le barzellette, e ho guardato gli appunti degli studenti. Voi conoscete il sito studenti.it? Vi piace? Qual è il problema degli studenti? La differenza o la licenza? Provate a metterci dei vostri appunti sopra. Appena mettete gli appunti, voi implicitamente date tutti i diritti sui vostri appunti a loro, che vi concedono loro buon cuore di darli ad altri purché senza scopo di lucro. Cioè vuol dire che non sono più vostre le cose, solo dicendo, ah, metto lì, metto là le cose a disposizione di tutti come sono bravo. No, state attenti alla licenza, perché anche Facebook inizialmente aveva una licenza. Poi io non sono su Facebook, come sapete se avete provato a guardare, non ci sono. C'è un fast web che mi hanno fatto altri, ma io non c'entro con quella pagina. E anche lì il problema è, infatti a Siena si parlava di cloud e il mio collega di Siena mi diceva software libero sta per essere capito, ma non posso venire capito troppo tardi, perché nel frattempo il mondo va verso cloud, quindi non è più importante il software su personal computer e il software statore. State attenti, perché anche nel cloud ci sono mille siti e mille problemi, forse ancora di più, perché perdete il controllo non solo delle elaborazioni ma anche dei dati. E nonostante tutte le SLA, le Service Learning Agreement che potete firmare, poi chi vi garantisce che veramente ci siano veramente soddisfatti i criteri di privacy? Di infatti Intel a una conferenza, lo scorso di Intel
ad Ankara, sono venute a dire se noi creiamo l'infrastruttura per gli altri per fare cloud, ma noi il cloud non usiamo. La stessa cosa, state attenti di mettere sempre in rapporto con il mondo dal lato di chi vuole l'indipendenza, perché solo con l'indipendenza potete veramente portare avanti le vostre idee. Esperienza molto simpatica quella di fare il promoter alle TED Talk, però abbiamo notato tutti un fenomeno preoccupante. Le persone che si fermavano a chiedere informazioni, le persone che si interessavano, avevano dai 40 anni in su. Nessuno, posso dire, si è fermato da 40 anni in su. Ed è veramente preoccupante questo. Vuol dire che questa consapevolezza non c'è. E la risposta più tipica, frettolosa dei giovani era: ma tanto l'ho pagato. Ed è molto preoccupante. Oppure, io ho un Mac, come se il Mac non fosse proprietario, Mac OS non fosse proprietario. Io vi ricordo che i proprietari di iPhone si sono trovati applicazioni cancellate perché non piacevano a proprietari del software, proprietari, no? Così anche Android, quindi bisogna stare attenti quando si parla di dipendenza. Cioè, dipendenza, proprio esattamente quello, fare cura di disintossicazione. Dipendenza anche in quel senso lì. Avete domande adesso su tutto quanto riguarda il sistema operativo? Allora, io avrei due domande. La prima non l'ho capito, cosa significa con il falso segnato nei semafori? Allora, facciamo. Prima domanda, falso segnato. Poi, dopo la seconda domanda, la definizione di ogni micro processo, quelli di cos'è? Poi dopo la terza è se eventualmente si potrebbero implementare i semafori generalizzati, quelli che è data la definizione inizialmente, non utilizzando le teste in set o gli interrupt, ma l'algoritmo di Becker d'Alba. Allora, altre domande? Prego. Io non ho capito bene, questa cosa è nella slide 309, in cui si parla di abilità di visibility alle sezioni critiche di un è solo una tecnica implementativa. La definizione di semaforo vuole che il valore del semaforo è definito come init più nv-np, dove nv e np sono il numero delle operazioni v e delle operazioni p completate. Quindi se si chiede una p e la p viene bloccata, non si incrementa np. L'invariante dice che questo deve essere maggiore o uguale a 0. Ok? E questo lo chiamiamo val. Quando andiamo a implementare semafori, proviamo ad usare val per implementare semafori, magari con l'interrupt. Allora, abbiamo una P e abbiamo una V. Partiamo dalla V. La prima cosa che facciamo con la V, diciamo, disable interrupt, disabilita gli interrupt, in modo che ci mettiamo una sezione criticata. Ok? A questo punto io dovrei dire che valore ha il semaforo. Se il valore del semaforo è positivo,
o nullo incremento solo il semaforo. Altrimenti, e quindi se il valore è positivo, se il valore è nullo, abbiamo due casi. Abbiamo il caso in cui ci sia almeno un processo bloccato e il caso in cui non abbiamo processi bloccati. Se ci sono processi bloccati, dobbiamo sbloccare un processo e non incrementare il valore del semaforo. Se invece non ci sono processi bloccati, ci riconduciamo al caso precedente. Quindi, else, if t uguale quindi se prendo P disaccodo dalla coda e questa assegnazione mi dà nulla, quindi vuol dire non c'era nessuno, ancora una volta va al più S unblock P, dove unblock è quella funzione che prende dalla coda bloccati e mette nella coda ready, e qui facciamo enable interrupts, è scritto male ma lo capite. P if val maggiore di 0 val meno meno, else Q punto in Q get pit my pit, cioè metto a codo io che ho fatto la P, il semaforo è uguale a 0, mi devo bloccare e block, e ovviamente qua disable interrupts e qua enable interrupts. Così abbiamo tenuto val che è il valore del semaforo, ma come vedete il codice si contorce perché in qualche modo dobbiamo controllare se c'è almeno un processo bloccato. Allora, invece di usare nell'implementazione il vero valore del semaforo, usiamo un altro valore che è uguale al valore del semaforo quando questo è positivo o nullo senza processi bloccati. Invece diventa negativo questo nuovo valore quando il valore del semaforo è nullo e il valore assoluto del semaforo conta quanti sono del val esteso, val soprassegnato, ci conta quanti sono i processi bloccati. Facendo così non abbiamo problemi di chiedere il valore maggiore o minore di 0, semplicemente nella scala di val segnato tutte le volte che facciamo una V ci spostiamo da questo lato, tutte le volte che facciamo P ci spostiamo dall'altro, perché quando arriviamo a sbattere contro lo 0 vuol dire che lo porteremo a meno 1, 0 con un processo bloccato, meno 2, e quindi si torna al codice che avete visto sui lucidi, ma è semplicemente un trucco implementativo per semplificare il codice, ok? Ho voluto fare anche questo perché questo è un esempio di programmazione concorrente. Allora, rendezvous. Sapete cosa significa in francese rendezvous? Quando
quando telefonate al vostro fidanzato barra A e dite ci vediamo alle ore X nel luogo Y, è un rendezvous. Ora cosa succede se uno dei due va prima? Aspetta. Questo potrebbe fare l'analisi probabilistica di chi arriva prima. Indipendentemente da chi arriva prima. È la stessa cosa per processi. Rendezvous non è altro che una viene chiamata anche barriera. Non è che B deve aspettare il risultato da A, quindi l'importante è che A abbia finito B prima che ricominci il passo successivo. È che si aspetta la vicenda, quindi chiunque arrivi per prima, per primo, barra A, deve arrivare, prima pensare se il processo non è maschio o femmina, ma arriveremo al sesso degli angeli. Sapete perché è famoso il sesso degli angeli? No, ma è ancora più famoso perché può essere una realtà che si sta riproponendo adesso in Italia, nel senso degli altri. Quando cade l'impero romano d'Oriente, parlamento di disastro, portato con nero da tutte le regole, la regola principale che si decideva solo all'unanimità, quindi non riuscivano più a prendere nessuna decisione, stava discutendo del sesso degli altri. E quindi quando si dice discutere del sesso degli altri vuol dire discutere più niente e si blocca le cose. Qualche parallelo con i nostri parlamentari che prendono giorni di vacanza perché non sanno più cosa discutere in Parlamento, magari c'è, no? Comunque torniamo a noi. Quando rendono i processi si devono aspettare vicenda. Quindi ogni processo ad un certo punto dice adesso devo fare questo rendezvous con gli altri, ma solo quando arrivano tutti si ripartono tutti, ok? Rendezvous fra due processi come si fa? Si dice se io metto al processo quei semafori, se io dico al processo A che aveva un semaforo SDA con valore 0, se io metto, dico SDA P, anzi mettiamolo in notazione oggetti, SDA.P, vuol dire che A si blocca fino a quando qualcuno gli dice vai avanti A. E come fa B a dire vai avanti A? Fa VSDA.V. Allora a questo punto questa sarebbe una sincronizzazione semplice. A aspetta che B gli abbia detto di andare avanti. Quindi sarebbe il caso del fidanzato poco convinto che se arriva per primo, ok? Se arriva per secondo, ok, dice vieni con me e vanno insieme. Se invece arriva per primo, se ne va per punto suo. Cioè B, se arriva per primo, dice non c'è. Invece per essere, ovviamente, per fare il rendezvous completo occorre fare così. Cioè, io dico sono arrivato e aspetto l'altro, l'altro dice sono arrivato e aspetto l'altro, e quindi facendo così, a questo punto, chiunque arrivi per prima aspetta l'altro, ok? E questo è il concetto del rendezvous. Quindi penso che il problema fosse soprattutto col francese. Devo chiedere, e invece tra più processi come si sarebbe potuto fare? Per esempio con più semafori. Oppure con un semaforo e un contatore. Ok? Quindi lei ha un semaforo, ci vuole un semaforo di mutua esclusione, un contatore. Vediamo come si può fare. Si può fare anche con un semaforo solo e un contatore. Sì, mettiamo, vediamo
cosa per tornare. No, non può più tornare, ci vuole una mutua esclusione. Allora, avete un semaforo mutex, init 0, un semaforo attesa, init 0, ok? Quindi, ogni processo cosa fa? È un counter. Vabbè, uguale a 0 perché questo è un intero. Quindi, mutex.p, ricordatevi quei semafori, non osate toccare un dato condiviso senza che venga protetto, se no è l'escotition immediato. Quindi a questo punto io faccio counter più più. A questo punto io qua posso lavorare tranquillo perché il counter me lo sono protetto, quindi faccio somme e controlli. Ho due casi: il counter maggiore minore di n, quindi mi devo fermare, io non sono l'ultimo arrivato, cioè la logica è: sono il primo, mi fermo, sono il secondo, mi fermo, ma intanto conto, ponete di avere una compagnia di 20 persone. Fino a quando arrivi il diciannovesimo si ferma, il ventesimo, che sa di essere l'ultimo, sblocca tutti gli altri. Quindi if counter minore di n, mutex.p e mutex.v e poi sw.p. Else facciamo, qui mi verrebbe da mettere un for, ma per risparmiare una variabile posso fare un while. While count è maggiore di 0, sw.v counter meno meno, e qui posso fare mutex.v, ok? Allora arriva il primo, ricordatevi, faccio il controllo sul counter, mi devo bloccare, mai bloccarsi dentro la mutexclusione, se no gli altri non riescono più a cambiare, esco dalla mutexclusione e mi fermo. Arriva il secondo, quando arriva l'ultimo sa che ne ha bloccati un certo numero, quindi counter dice quanti sbloccare, manda tanti V quanto è counter, e quindi sblocca tutti gli altri. Lui non si è bloccato, lui esce dalla mutua esclusione e questo rende l'UN. Ok? Questi sono esempi di programmazione concorrente fatta con questo semaforo. Vi invito a notare che se aveste dei problemi con i simpli controlli sulla programmazione sequenziale, perdete ogni speranza di poter fare programmazione concorrente. Allora, semafori con deck si possono fare, ma Decker vi dà la mutua esclusione, sarebbero molto inefficienti, ma si potrebbero fare, perché voi potreste utilizzare Decker come modo di per sincronizzare i programmi. La mutua esclusione all'interno dei semafori la potete fare con Decker, e quando un processo si deve bloccare potete farlo ciclare su una variabile globale e l'altro che la deve sbloccare mette automaticamente il valore della variabile globale. Ovviamente vuol dire che tutto il tempo che c'è Decker sono cicli di sviluppati. Quindi separiamo, diciamo, la versione teorica dalla versione pratica. Teoricamente sì, praticamente ho suicidio fatto, ok?
Freeze rate minimizzato. E mi dicevo prima del turno il numero del lucido, così andiamo direttamente a 103. 110. Ah no, però qui sono su Peterson che è, vediamo, l'83. Dopo torniamo indietro. È quello prima, vero? Allora, questa è un'implementazione reale, quindi abbiamo uno scheduler risolto, abbiamo la possibilità di prendere il processo e spostarlo dalla regia Q alla block Q. Allora, poniamo di voler fare di voler implementare i semafori e li vogliamo implementare prima dicevamo con il caso che dicevamo prima con decomac, con test and set e basta, si potrebbe far ciclare il processo, ma questo ottenerebbe una perdita totale dei cicli di CPU. In particolare, poniamo di voler fare con i semafori, di voler implementare una critical section per accedere ai dati, e lo implementiamo con la test and set. Cosa fa? Arrivano due processi, poniamo su due processori diversi. Abbiamo la test and set. In questo punto il processo A in un punto decide di chiedere la critical section. E mettiamo che sia una critical section capita ampia. Perché nella critical section bisogna fare per esempio delle operazioni di input up mantenendo la critical section. Quindi poniamo che duri per millisecondi. Fatta con la test and set, che cosa succede al processo B che vuole accedere alla stessa sezione critica basandosi su test and set? Magari su un altro processore che per tanti millisecondi, vediamo un po' dopo, vuole accedere alla sezione critica, per tanti millisecondi lui brucia completamente la sua capacità di elaborazione in un ciclo di attesa. Ok? Facciamo la stessa mutoesclusione, questa volta usando i semafori implementati con la test and set, questi qua che vedete sullo schermo. Allora, A prende usa la test and set per fare una mutua esclusione per accedere ai dati del semaforo di breve durata, è dalla enter CS alla exit CS. Se per caso il processo deve essere bloccato, lo toglie dalla rete Q. Quindi in realtà A che arriva per primo vuole fare una mutua esclusione basandosi su semaforo, e quindi il semaforo valeva 1, passerà dentro e fuori quella mutua esclusione e non verrà messo nella coda, perché è il primo che arriva, non verrà messo nella coda d'attesa, continuerà la sua esecuzione. E quindi fa la sua esecuzione lunga alcuni millisecondi come prima, e qua giù farà la loop. Ancora una volta arriva il processo B dopo un poco e chiede: posso accedere alla mutua esclusione? Il codice della P è sempre lì, prende la mutua esclusione, quella che fa bruciare i cicli agli altri, controlla e scopre che il valore del semaforo è 0.
quindi il processo P viene tolto dalla rete Q e messo in una coda bloccata. Ok? Il risultato è che dopo queste poche istruzioni, che non c'è esclusione quella che brucia il ciclo di CPU, il processore che ha eseguito B è libero di fare altre cose, perché semplicemente il processo B è stato tolto dalla rete Q. Ok? È libero di fare altre cose, e nel momento in cui verrà fatta la VU, la VU avrà come effetto collaterale di rimettere B nella rete Q. Ok? E quindi qui B potrà, dopo che A è uscito dalla critical section, infatti con i semafori basati sulla critical section, B potrà ricominciare. Ma la differenza è che i cicli di CPU non vengono più bruciati. È vero che possono venire bruciati i cicli di CPU, ma se arrivasse la collisione a quel livello, cioè mentre uno sta facendo il codice della P o il codice della V, viceversa, o due codici di P, cioè accedono alla sezione critica per controllare, mi devo fermare, no, ma sono pochi cicli di macchina. Quindi non è una cosa che perturba pesantemente il funzionamento del sistema. Che ne prego? La critical section comunque è bloccata per B da P a P. Attenzione che ci sono due critical section qua. La critical section, questa critical section, chiamiamola critical section per accedere al file CSF. La CSF è bloccata per tutta la durata dell'operazione. Ma qui è stata creata una CSS, così ricordiamo anche altre cose, CSS, la critical section dei semafori, che serve per fare in modo che la CSF non blocchi i processori. Quindi questa critical section, quando ha finito le operazioni di controllo, mi devo bloccare, non mi devo bloccare, è aperta. Ma quella per accedere ai dati è chiusa durante questo periodo. È inaccessibile. Era quello che si voleva. Abbiamo ottenuto lo stesso risultato con un livello maggiore di direzione, ma in maniera più efficiente. Ok? Soddisfatto? Altre domande? Vedete, questo è il caso tipico di persona che se oggi non parlava, per quando andava a studiare si trovava nei guai. Quindi vi invito a fare come loro. Torniamo a Lucido 83. Non ho capito perché c'è una forse perché c'è il lucido di presentazione, perché c'è una fra l'URL e il numero del lucido in basso a destra c'è uno scarto di 1, non so perché. Va bene, forse perché parte da te, sono più informatici di URL di quanto sia la numerazione del documento. Allora, insomma, mi ero svegliato alle 5 per fare la conferenza di Siena e al volo non mi era venuto, allora più devo far perdere tempo, ho detto guardiamoci insieme. È molto più fine dell'altro e riesce a dare una soluzione molto più compatta di Decker. E dov'era l'inghippo? Dov'era il... L'avete guardato voi? Avete visto dov'è il trucco? Quello che la volta scorsa nella discussione non è venuto bene è analizzare quel turno diverso da P per il primo, turno diverso da Q nel secondo. Attenzione,
l'NY ha il codice, ha la condizione di continuazione del ciclo. Quindi quello dice che continua a ciclare se il turno è dell'altro, è appena assegnato il turno all'altro. Quindi se non ci fosse init, quello si metterebbe a ciclare, cioè dice init uguale q, e poi dice finché turno uguale q, finché il turno è diverso da p, vuol dire che si metterebbe a ciclare. La logica qual è? Vediamo che fai. Quali sono le operazioni atomiche che vengono fatte? Per P, nin P uguale true, seguito da turn uguale Q, mettiamolo come if. If knit Q if turn diverso P, quindi ho separato il while e le istruzioni per farvi vedere quelle atomiche. Prima controllo se il Q è falso, va direttamente fuori, ok? Se il Q è vero, a questo punto si va a controllare se turn, ok, è diverso da P, e se turn è diverso da P torna a ciclare. Ora scrivo qui quell'altro knit Q uguale true, turn uguale P, if knit P, if turn diverso da Q, ok. Poi c'è la sezione critica per tutto, e alla fine della sezione critica metto semplicemente knit P uguale false, knit Q uguale false. Allora, qual è la logica? C'è sempre il turno che riesce a separare tra l'uno e l'altro. Se l'altro non ne ha bisogno, entro io. Se tutti e due ne hanno bisogno, entra il primo e il secondo aspetta. Ma come fanno a fare questo? Cominciamo ad analizzare un po' di esecuzioni. Poniamo che P sia da solo, nel P lo mette a vero, dice che il turno è di Q, poi trova che nel Q è falso, entra. A questo punto arriva Q, mette nel Q a vero. Attenzione, mette turno all'altro, quindi essendoci net P vero e il turno è quella di quell'altro, lui continua a ciclare in questo ciclo. Nel momento in cui P esce dalla critical section,
invalida questo primo e entra. Poniamo adesso che tutti e due vogliono entrare contemporaneamente, tentiamo di fare il caso di collisione maggiore, di interferenza maggiore. Allora, tutti e due fanno né più uguale più e lo fanno contemporaneamente. A questo punto vuoi l'intra, vuoi il pass, uno dei due farà questa per primo, ok? Per esempio poniamo che sia P che lo faccia per primo, mette il turno a Q, ma a questo punto P che ha messo il turno a Q si mette a ciclare ed è il primo, dice, ma il primo non doveva entrare, però nessuno sa di essere il primo finché non è arrivato il secondo. Quindi si mette a ciclare, nel momento in cui questo mette il turno a P, sblocca P e blocca se stesso. Ok? Quello è il momento in cui si decide che il primo è arrivato il secondo. Ok? Se siete in una gara e superate il secondo, in che posizione vi collocate? Secondo, non primo. E tutti dicono, ho superato il secondo, diventi primo. No, se superi il secondo, diventi secondo. Questo non sa di essere primo fino a quando qualcuno non lo supera. Ok? È notevole come semplificazione. Solo che diventa più difficile da dimostrare, da vedere questo. Tra l'altro viene controllato se non c'è, ponete, se non viene settato di più, vedete qua, e magari questo è un attimo prima qua e sta per farlo, quindi potrebbe fare if net Q è falso e invece subito dopo lo mette prima di fare questo controllo, ok? Lo può fare perché tanto questo arriverà per secondo. E quindi anche se passa perché ha trovato NQ falso, perché era un attimo prima, non c'è problema, lui è il primo, entra, lui troverà quello già entrato e quindi si pianta qua. Ok? E quindi, vabbè, lì è dimostrato in un altro modo, ma l'idea è questa. Lì c'è, praticamente fa... dice, supponiamo che P sia entrato nella sezione critica, quindi P è nella sezione critica. Sappiamo che NP è vero, perché NP viene settato vero qui e settato falso qui, quindi e l'altro non lo cambia. Quindi sei nella sezione critica di P, è vero. Quindi Q entra, se entra solo, se può entrare senza perdere di generalità, diciamo che questo, quello è dentro e questo sta entrando, è sempre duale la cosa. Quindi vuol dire che ha valutato turn uguale Q, cioè turno diverso, se turno è diverso da Q, se turno è diverso da Q continuerebbe a ciclare, quindi per essere arrivato subito dopo uguale qui turno, se no non sarebbe qua, ok? Allora si considera lo stato al momento in cui Q entra nella sezione critica. Due possibilità in cui P entra nella critical section. Ogni Q uguale falso e turno uguale P, o turno uguale P. Se il Q uguale falso doveva ancora eseguire quello e quindi metterà turno a P e si blocca. Se turno è uguale a P, si blocca, quindi vabbè, è quello che abbiamo detto prima, detto in altri termini, fai tutti i casi, quando entra nella sezione critica, Q
uno dei due deve avere questo o quello. Se è già vero questo, quell'altro metterà il turno e quindi se è già dentro la sezione critica lo blocca. Se questo è falso, vabbè, preferisco la dimostrazione di prima, che è molto più operativa. Va bene, comunque vi ho fatto vedere come funziona e che funziona. E ovviamente... Avevo detto il while nothing è da evitare. Ma queste sono le implementazioni teoriche per dimostrare che senza nessun supporto dell'hardware si può fare. Ma nei sistemi reali quindi... Si usa test and set, ma come abbiamo visto prima per rispondere alla domanda sua. Nei sistemi monoprocessori non si usa niente perché c'è la disabilitazione degli interrupt. Nei sistemi multiprocessori si usa test and set, ma per proteggere poche istruzioni. Gli spinlock. Assenza di deadlock. Dovrebbero, per esserci deadlock, occorre che questi due loop che vedete continuino tutte e due in maniera indefinita. Prima condizione per fare loop in maniera indefinita è che sia NP che NQ siano veri, e questo può capitare. Ma seconda condizione, perché tutti i loop continuino, è che, diciamolo bene, quando questo valuta il turno lo trovi uguale a P, diverso da P, e quando questo valuta il turno lo trovi diverso da Q, cioè questo che lo trovi P e questo che lo trovi Q. A questo punto questo non si può dare, perché, e bisogna dire anche questa cosa, nel corpo del loop non viene cambiato turn. Se nel corpo del loop venisse cambiato il valore di turn, potrebbero rimbalzarsi il valore, ma visto che nel loop non viene cambiato il valore di turn, turn non può avere contemporaneamente valore P o Q. O a P allora esce uno, o a Q allora esce l'altro, ma tutte e due non possono rimanere a ciclare. Ok? Poi assenza di ritardi non necessari, questo si vede dal NEED. Se NEED non viene settato, l'altro non si blocca, e quindi un processo può entrare e uscire dalla sezione critica se l'altro non ha settato NEED senza aspettare l'altro. Assenza di starvation, allora, per la starvation occorrerebbe che P, il processo P, entrasse e uscisse dalla sezione critica e Q non riesce mai a entrare. Ma nel momento in cui Q setta il suo NEED, settando il suo NEED obbliga P a entrare nella parte più interna del controllo, ok? A quel punto P potrebbe essere arrivato per primo e quindi fa ancora un'entrata nella sezione critica. Ma quando rientra e pone il turno a Q, e Q sta aspettando, quindi aveva dato il turno a P e sta aspettando, entrerà lui, ok? Quindi da quando viene fatto settato NetQ a vero, P può entrare e uscire dalla sezione critica una volta, ma mai due, perché la seconda volta, quando tenta di rientrare, dal turno a Q e va avanti Q, ok? Quindi è una soluzione completa. Questo è un gioiello, e tra l'altro viene parecchi anni dopo, anche dall'81. Ho guardato l'articolo del Operating System Review. Come funziona questo? La replica è il funzionamento che avete ancora visto, ma la replica, vedete che c'è stage come se fosse una competizione RAND.
e se avete n interlocutori e tutti n vogliono entrare nella critical sec contemporaneamente, avete un meccanismo che vi consente di fare la mutua esclusione fra due, la critical sec fra due. Come fate? Create una scatoletta a n-1 round, quindi arrivate e fate una partita al primo round, uno verrà bloccato, n-1 da avanti, poi così via, quando arrivate in fondo uno solo, Highlander, uno solo, arriva in fondo, ok? E guardatelo con calma, perché se riuscite a capire come funziona questo algoritmo, fate un bel passo in avanti nella programmazione concorrente. La logica qual è? Vedete, partite e c'è un doppio loop con quello while interno, un triplo loop. Quel while interno a grandi linee corrisponde a questo. Ma invece di avere i nomi dei processi, va a vedere a quale stadio, a quale livello di competizione è arrivato il processo IESMO. Quindi il processo IESMO, vedete, fa il suo il stage è il vettore che memorizza a quale livello di competizione sono arrivato. E deve fare un loop e vincere tutte n le partite, tutte n-1 dovrebbero essere le partite. Quindi lui dice: io sono a livello 0 e sono l'ultimo che è arrivato a livello 0. Poi va a vedere, c'è qualcuno che è a livello, per tutti quelli che sono diversi da me, che sono a livelli più alti del mio, maggiori o uguali del mio, e io sono l'ultimo, mi fermo. Per tutti quelli che hanno i livelli più alti, maggiori o uguali del mio, ma io sono l'ultimo, mi fermo. Quindi poniamo il primo processo che vuole entrare, e magari è solo, vedete, fa il ciclo, dice allo stato 1 tutti gli altri non hanno neanche cominciato a competere, tutti gli altri hanno stage 0, lui fa tutti i cicli e entra. Arriva il secondo, dice sono allo stadio 0 e sono l'ultimo allo stadio 0, ok? A questo punto vado a vedere gli altri processi e scopro quello che prima è entrato, che è addirittura stadio N, perché ha vinto tutte le battaglie, e io sono l'ultimo dello stadio J. Bene, allora io devo aspettare, sono l'ultimo. Ne è un altro che vuole entrare, dice, guarda gli altri e dice, ah, questo scopre che vuole entrare, scopre che lui è l'ultimo dello stadio 0, della partita 0, e si blocca. Ma quello che era subito prima, che dice che prima aveva detto ero l'ultimo dello stadio 0, non è più l'ultimo nello stadio 0, ok? Perché è arrivato questo secondo, allora passa alla partita 1 e dice, ah, però sono l'ultimo della partita 1. Nel momento, così potete bloccare tutti n-1, uno di più dall'altro, perché man mano che c'è una sorta di scaletta, chi è l'ultimo che arriva dice perde la partita 0, ma fa vincere quello che ha la partita 0 che ha la partita 1 e così via. Quando quello che ha la critical section esce dai giochi, vedete?
chi era bloccato aspettando, vedete, stage cap, che, perché quello che era in critical section aveva vinto addirittura la partita N, lui esce dal gioco, quindi la partita diventa zero, esce dai giochi, quello dice non ne ha più di stage più alto del suo, dove lui è l'ultimo, e quindi entra nella critical section. Bellino, no? È un bel algoritmo di quelli non banali. Ora cortesemente, se mi dite a che lucido eravamo arrivati, ah, che belli i lettori e gli scrittori. È un problema tipico della programmazione concorrente e reale. Le strutture dati, molte strutture dati, ammettono letture concorrenti e non strutture concorrenti. Pensate anche solo a una lista in memoria. Se avete n processi che stanno navigando dentro la lista per cercare gli elementi e sono tutti diversi di navigazione, ma stanno solo leggendo la lista, e fanno nulla di male, perché non può succedere a loro nulla di sbagliato, navigano la lista e trovano tutti i puntatori corretti. Attenzione però, se uno vuole cambiare la lista deve farlo da solo, perché nei momenti in cui sposta i puntatori potrebbe trovarsi un processo che sta navigando proprio quel punto della lista e naviga per strade sbagliate, ok? E così anche gli accessi al disco, così anche dei buffer che devono essere aggiornati. Sarete un buffer lungo anche solo una variabile 64 bit con accesso a 32 bit. Se in tanti la leggono e leggono prima la metà bassa, poi la metà alta e fanno e la riuniscono a fare un solo numero, ok? Fino a quando nessuno la aggiorna, in tanti possono leggere contemporaneamente, ma nel momento in cui uno vuole semplicemente fare un assegnamento a una variabile 64 bit, aggiornerà prima mezza variabile e poi l'altra mezza. Se la sfortuna vuole che qualcuno stia leggendo mezza giornata e mezza vecchia, trovate un valore che non ha senso per il vostro programma, ok? Quindi questo è il problema teorico che si applica tutte le volte che le letture possono essere fatte in concorrenza e le scritture no. Ed è un problema piuttosto difficile, e vedremo che su questo penseremo come fare. Qual è l'invariante? Si può scrivere in tanti modi diversi. Se il numero di lettori è maggiore di 0, il numero degli scrittori deve essere uguale a 0. Oppure, se il numero dei lettori è uguale a 0, il numero degli scrittori deve essere minore o uguale di 1. Con NR, N e NW, numero intero non negativo, ovviamente. Quindi questo è valido anche in caso NR uguale a 0 e NW uguale a 0. Per questa struttura è compreso nel secondo termine dell'OR. Quando parlate di un'espressione booleana, ricordate che l'OR ha le funzioni di una somma logica, l'AND di una moltiplicazione, quindi si parla di termine dell'OR, di fattore dell'AND. Quindi il secondo termine dell'OR. Quindi il controllo può passare dai lettori agli scrittori quando numero lettore uguale a 0, numero scrittore uguale a 0.
cosa vogliamo garantire, cosa vorremmo garantire? Ovviamente che l'invariante sia sempre valida, e questo è safety. E poi abbiamo no deadlock, no starvation per violence, perché anche qua l'invariante dice non accetto nessuno scrittore, non accetto nessuno lettore, e l'invariante è totalmente vera, no? Non mi chiedo se gli scrittori abbiano cioè un controllo tipo amministrazione sul valore, quindi abbiano un privilegio maggiore, nel senso possono buttare fuori i lettori perché hanno bisogno di digitare la risposta, no. Oppure se hanno tutti la stessa importanza. Allora, nella sua domanda ci sono due ragionamenti. Il primo è il codice dei lettori e il codice degli scrittori è fuori dal nostro controllo, quindi noi non abbiamo possibilità di fare preemption, dire lettore ti ho dato il controllo, adesso a metà della lavorazione faccio indietro perché ci serve. Preemption non c'è. E la visione è quando si dà un esercizio, quando si dà i variabili, ma si dà anche questo che vedete sulla luce in questo momento, che io la chiamo la vita dei processi, cioè il codice dei processi che chiederanno di accedere al vostro servizio. Quindi il codice è quello, i lettori chiamano la start read, leggono e fanno la end read. Una volta che ho soddisfatto la start read, io non è che possa lì nel mezzo andare a perturbare il codice dei lettori, devo aspettare la end read. E così per gli scrittori. L'altro ragionamento invece di quello che lei diceva è il concetto di priorità, e sarà un concetto chiave nella discussione, perché mentre bloccare il deadlock è relativamente facile, in questo problema bloccare la starvation è difficilino. Perché? Perché le soluzioni più facili da programmare sono quelle che danno o la priorità ai lettori o la priorità agli scrittori. Ma se date la priorità ai lettori, è come vi ricordate la congiura dei filosofi, ma qui è più semplice. Basta solo che non succeda mai che il numero di lettori diventi zero, prima che l'ultimo lettore finisca di leggere inizi un altro lettore, che gli scrittori non potranno più andare avanti. Ma si può fare anche per gli scrittori. Nel momento in cui uno scrittore termina di scrivere, se c'è un altro scrittore in attesa, gli si dà la preferenza, ancora una volta gli scrittori entrano e escono e i lettori rimangono a palo. Quindi vedete, abbiamo i due problemi duali di starvation, e vedremo come fare a trovare una soluzione. È quello che vi dicevo prima, ci sono le due starvation. Ecco, questa è una soluzione che però va discussa. Questa soluzione si basa sull'uso di due semafori. Un semaforo chiamato RW, che commuta tra i lettori e gli scrittori, e un semaforo chiamato mutex, che serve per proteggere la variabile NR, che è il numero di lettori. Non conta neanche gli scrittori questa soluzione, tra virgolette, soluzione. Guardate come funziona. Quando un lettore vuole leggere, controlla se è il primo fra i lettori, cioè se prima di lui NR uguale a 0,
lo può fare, perché abbiamo fatto con il mutex la sezione critica, quindi se anche c'è una variabile condivisa con tutti i lettori, siamo tranquilli che la sceglieremo senza resto condivisa. Se n è uguale a 0, tento di prendere il semaforo R di coppio. Allora i casi sono due: o era 0 e quindi non c'erano né lettori né scrittori, o era 1, ma era 1 perché c'era uno scrittore, perché se fosse stato già data ai lettori ci sarebbe stato NR maggiore di 0. E guardate, si blocca nella sezione critica ed è una cosa che potrebbe essere sbagliato, cioè sono quei casi in cui quando programmate in maniera concorrente dovete fare il supplemento di indagine. Mi blocco nella sezione critica, ma non è che questo mi possa dare meglio. Vuol dire che rimaniamo con il mutex bloccato. Ma chi blocca il mutex? Gli altri reader. Perché vedete, la stack write non tocca quella. Quindi significa che blocco chi si dovrebbe bloccare, perché io sono il primo lettore e se non riesco a entrare io non posso entrare neanche tutti gli altri, ok? Se invece riesce a prendere la R doppia, dice NR più più, oppure quando ci riuscirà fa NR più più e entra e fa e toglie la mutex, così entrano tutti i lettori che vogliono. Quando un lettore esce fa NR meno meno e poi controlla, sono l'ultimo, se sono l'ultimo chiudo la porta, se sono l'ultimo mancato, non so chi è, se sono l'ultimo faccio la musola del doppio, cioè consento al primo dei nuovi lettori o a uno scrittore in attesa di entrare. Invece per la start write e la end write uso R doppio come una sezione critica. Se nel mondo esistenza non sono scrittori, il problema dei lettori scrittori sarebbe una sezione critica, una alla volta, per carità, non c'è il barriere, e quindi una alla volta senza creare l'altro testo invece è sezione critica. A questo punto, vista questa soluzione, è possibile avere starvation per i lettori? È possibile avere starvation per gli scrittori? Chi vota per la starvation per i lettori? Chi vota per la starvation per gli scrittori? Chi vota non ha capito niente? Dov'è il problema? Come si fa a vedere se c'è starvation? Occorre qualcuno che voglia entrare e non entri. Allora, un lettore vuole entrare, prendere dove si può bloccare il lettore? O nella mutex o su LR di doppio. Se il primo dei lettori non si blocca sulla mutex, si blocca sull'area di doppio. Se si blocca sull'area di doppio vuol dire che c'è uno scrittore, due scrittori, 10 scrittori. Quindi sul semaforo R di doppio c'è una coda e lui si mette in coda. Vi ricordo che i semafori, se non è altrimenti specificato, sono fail. Quindi hanno la coda FIFO. Quindi una volta che si è messo in coda lì, prima o poi verrà il suo turno. Vogliamo che si blocchi sul mutex. Se si blocca sul mutex per un tempo limitato, perché quell'altro sta semplicemente controllando e esce, non serve a niente, non importa.
ma si può bloccare sul mutex perché c'è qualcuno che è bloccato sull'RV doppio e l'RV doppio lo blocca dentro il mutex. Ma qui ci riconduciamo al caso precedente. Quello che si è bloccato sull'RV doppio prima o poi si blocca e quindi sblocca tutti gli altri. Quindi non c'è salvation per gli scrittori. E gli scrittori? Chi vota adesso per il sì per gli scrittori? Lei vota per il sì. Non li vuole capire come no. Lei non li vuole capire come no. Chi vota per il no? E lei ha ragione. C'è salvation per gli scrittori. Perché? Perché? Guardate quel protocollo d'ingresso. Prima l'abbiamo detto il caso. Ponete che prima della, che termini il lettore ultimo, arrivi sempre un lettore nuovo. Quindi NR non arriverà mai ad avere il valore 0, non arrivando mai ad avere il valore 0, RW doppio non verrà mai liberato e quindi i poveri lettori, i poveri scrittori non potranno mai entrare, perché gli scrittori per entrare dovranno aspettare il doppio sbloccato. Ok, quindi questa è una quasi soluzione, ma una soluzione che dà starvation agli scrittori. Vedete intanto alcuni problemi. Non è chiaro da dove saltano fuori alcuni punti della soluzione. Anche qui, questa soluzione vi è stata proposta come capita, non so se non è capitato, se mi è mai capitato in analisi matematica, stavolta capita il teorema e si tira fuori una formula che non c'entra niente con il teorema, ma guarda caso, facendo i conti con quella, il teorema viene dimostrato. Questo è bellissimo, uno si dice bravo bravo e poi si mette a dire e se lo avessi dovuto fare io? Però tiravo fuori questa roba qua. Non è costruttivo. Perché uno non può mettersi a provare tutte le formule possibili, immaginabili, tutte le palme, la combinatorica di tutte le successioni di statement e vedere se fatto con un programma. Non è efficiente. Mi dica. Arrivo subito, rimettiamo in luce del modo da... Fate un po' più forte. Quale? Mutex. Non chi libera sono lettore alla volta. No, perché lo libera subito dopo, non è che rimanga... Il primo lettore, poniamo che non ci siano scrittori, fa la mute, invece non sono il primo, fa NR doppio e fa la mute. Il secondo e il terzo arrivano assieme, decidono solo chi per primo pone il numero dei lettori a 2 e chi mette il numero dei lettori a 3, evitando il problema dei concorrenti. Ma per il resto non si bloccano, dicendo, si bloccano quell'attimo che serve per fare la somma, basta. Ok? Non lasciatevi condizionare dai nomi, anche se si chiama mutex, è mutex di qualcosa, non è mutex del mondo. Allora, andiamo a vedere un modo proposto per tentare di tirare fuori delle soluzioni. E questo è il proposto da Andrews. Proviamo a pensare di esprimere il problema in questo modo. Abbiamo già visto il parentesi angoloso per dire che quello statement va eseguito su cogente in modo corto e quindi il concetto è che tu hai una critical section. Ma aggiungiamo una cosa.
Per fare uno scheggio abbiamo bisogno di una connessione, e quando siamo in programmazione concorrente questo è pericoloso. Noi abbiamo bisogno di sapere che una condizione è vera, e atomicamente dobbiamo fare lo statement, perché non è che possiamo ora controllare il valore, la veridicità, poi aspettare un po', farci un giretto e andare, perché nel frattempo il mondo potrebbe cambiare. Quindi lo statement, aggiungiamo questa notazione, ancora una volta pensate, notazione non è implementazione, è un modo per esprimere le cose, poi facciamo vedere come si può realizzare o come questo può essere utile. Aspettiamo una condizione booleana B, e se è vera atomicamente facciamo una azione, e quindi vogliamo essere certi che quando eseguiamo S B rimanga vera. Ok, quindi Andrew suggerisce di definire il problema con precisione, identificare i processi, specificare i problemi di sincronizzazione, introdurre le variabili necessarie, definire uno o più invarianti, apportare una soluzione, garantire l'invariante e implementare le azioni atomiche. Questo è il modo solutivo proposto da Andrews. Il punto più difficile è 1, possiamo ancora dividere in 1.0, che è quando vi danno avete un problema, avete un esercizio, la prima cosa è non avere dubbi sulla interpretazione del testo, cioè capire nella vita reale che cosa si vuole che sia la soluzione. Se avete già dei dubbi a quel livello non riuscirete mai a trovare una soluzione, perché non sapete neanche che cosa andate cercando. Cioè, prima dovete capire, ho capito in che caso mi devo fermare, ho capito intuitivamente che cosa vuole dire il problema. A quel punto dovete pensare quali sono le variabili che rappresentano il problema. Vedete qui abbiamo il contare il numero dei lettori, il numero, contare il numero degli scrittori, variabili che vi danno lo stato del vostro sistema concorrente. A quel punto, una volta definite le variabili, su queste variabili definite gli invarianti. Cosa volete che venga sempre garantito? E a questo punto andate a ragionare sui casi in cui occorre attesa. Quindi, per ogni caso, bisogna attendere se, alcuni attendono se succede questa determinata cosa. Quindi ho bisogno di un'espressione booleana per darmi la logica di questa attesa. Altri processi aspettano quest'altra condizione, quindi ho bisogno di una espressione booleana per riuscire a mostrare quanto quest'altro processo deve attendere. E queste funzioni booleane, queste espressioni booleane devono essere basate sulle variabili di stato che danno lo stato del sistema. Se non ci riuscite, vuol dire che non avete ben rappresentato lo stato del sistema, occorrono altre variabili. Le variabili ovviamente vanno mantenute correttamente. Ok, vediamo cosa significa questo per il nostro problema dei lettori e degli scrittori. Il processo lettore deve aspettare che il numero degli scrittori sia uguale a 0, e a quel punto deve atomicamente incrementare il numero dei lettori. Se il numero degli scrittori è già 0, potrà incrementare il numero degli scrittori. Se non lo è, deve aspettarlo e atomicamente, mentre è ancora 0, incrementare. Il processo scrittore deve aspettare che siano sia il numero dei lettori sia il numero degli scrittori uguale a 0,
e atomicamente deve incrementare il numero delle istruttorie. Notate, tutte quelle che sono le variabili che rappresentano lo stato del sistema devono essere accedute esclusivamente dentro i nostri operatori, perché se no non abbiamo più nessuna garanzia. A questo punto, se avete scritto il problema come nell'ultimo precedente con gli await, c'è una trasformazione quasi meccanica a una soluzione con i semafori. Significa che potete i problemi e garanzia dell'invariante, i problemi e assenza di mezzo potete avere già risolti, quelli di estremamento li dovete risolvere. Però è già qualcosa. E per fare questa trasformazione c'è una ricetta, che è quella qua. Questi sono gli ingredienti. Gli ingredienti sono un semaforo mutex, poi un array di semafori, uno per ogni condizione B che compare. Quindi se avete nel vostro codice tante await, andate a contare quante sono le condizioni diverse che compaiono. Se avete due await con la stessa condizione, con la stessa espressione, basta un semaforo. Se invece avete condizioni diverse, dovete mettere un semaforo per ogni condizione. Quindi ne numerate, dice, questa è la condizione 1, la 2, la 3, così via. Poi dovete avere una coda. No, un array di interi, sì, un array di interi che vi conta quanti sono i processi che stanno aspettando sulla condizione centesima. Il mutex è inizializzato a 1, qua come mutex, tutti i semafori di condizione sono inizializzati a 0, tutti gli elementi di waiting sono inizializzati a 0. Dato questo, la trasformazione, non so se c'è, è fatta in questo modo. Quando noi sapevamo già fare la mutex fusione con i semafori, si faceva la P prima sulla mutex e la U dopo. Ok, e quindi quando andate a vedere lassù, aperta angolosa S chiusa angolosa, viene tradotto in mutex P S, ma cambia che al posto della U viene chiamata la funzione qua a fianco che si chiama signal. Perché? Perché l'idea è, quando non c'era un await, io che avevo una variazione di variabili nella sezione critica, prendevo la sezione critica con la P, prendevo il mutex, cambiavo le variabili e rilasciavo il mutex. Adesso ho una preoccupazione in più. Prendo la sezione critica, cambio il valore delle variabili e poi mi devo domandare, il nuovo stato del sistema può sbloccare qualcuno? Se può sbloccare qualcuno, io passo la sezione critica al processo che si può sbloccare senza rilasciarla. Infatti queste soluzioni si chiamano a passaggio del testimone. Avete in mente le staffette? Le staffette, quando arrivate a finire una frazione, dovete lasciare il testimone a chi comincia la frazione successiva della staffetta. Usano la mutua esclusione come il testimone della staffetta. Ancora una volta c'era una citazione francese, o meglio, nella letteratura è una cosa ignobile, metà inglese, metà francese. Lo chiamano passing inglese,
le passò il testimone fra Cesar, quindi va bene Cassella o quello che volete. Passato del testimone italiano, comunque se vedete le baton non è che per prendere le orecchie abbastonate, ma è testimone. Allora, quindi Signa, dopo la vediamo in concreto, ha questa logica. Se c'è qualcuno che sta aspettando, ho cambiato il mondo, se qualcuno sta aspettando il mondo nel nuovo stato, manda avanti lui, se no rilascia una discussione. Guardiamo la E-Weight. La E-Weight cosa fa? Prende la sottofusione, controlla se P è falso, cioè se P è falso non devo mettere ad aspettare, e lo controlla in maniera dentro la sottofusione, in modo che nessuno me lo possa cambiare. Se P fosse vero, io sarei già nella sottofusione e faccio lo statement S senza che nessuno ne possa cambiare il mondo. Poniamo invece che sia falso. Essendo falso, io dico c'è un processo in più che aspetta questa condizione, ok? Rilascio la mutua esclusione, perché se no bloccherei tutti, e mi fermo sul semaforo che aspetta questa condizione. Ok, notate che non dopo quando mi risveglio da quel semaforo, non riprendo la sottoscrizione, perché me la passeranno, mi verrò risvegliato con già la sottoscrizione. Andiamo a vedere il segnale. Signal. La funzione signal che cosa fa? Controlla ogni possibile condizione, e se c'è qualcuno che aspetta quella condizione può andare avanti. Quindi se c'è una condizione che è vera e non c'è nessuno che aspetta quella condizione, è inutile. Però se c'è una condizione vera e c'è almeno un processo nelle await di quella condizione, io posso non rilasciare la conclusione e fare la V sul semaforo associato. Questo ripartirà prendendo la conclusione, ricevendo come testimone la conclusione, e atomicamente farà lo statement, il suo statement. Qual è il problema? Il problema è che cambiando il mondo io posso aver reso vere più condizioni. Quale allora decido che ha il privilegio di partire per prima? Quale non è dato da questo metodo meccanico? Questo, vedete quel quadratino? Quello è non deterministico. Quindi la soluzione, molto del fatto che non abbia risolto il problema Starvation, va bene per qualsiasi permutazione di quelle linee. L'unica che non è permutabile, o l'abbiamo resa permutabile per come l'abbiamo scritta, è l'ultima. L'ultima dice se tutte le condizioni sono false, oppure non c'è nessuno che aspetta le condizioni che abbiamo messo vere, allora rilascio una discussione. Vabbè, è quella, se guardate, è stata scritta in maniera da essere completamente alternativa a tutte le altre, perché è l'end della negazione di tutte le altre. Quindi se quella è vera, nessun'altra è vera. E neanche se la permutate, se è vera lei, è vera solo lei. Ma le altre idee possono essere vere, più di quei casi possono essere vere. E quello va risolto con la perizia del programmatore. Come fare? Allora, andiamo, a questo punto abbiamo visto, vi ricordate, la forma in 6 statement del lettore e degli istruttori, cioè praticamente quattro statement, uno statement per start read, uno statement per end read, uno per start write e uno per end write.
abbiamo il nostro, la nostra ricetta, applichiamo la ricetta alla nostra struttura e vediamo cosa salta fuori. Va bene, quindi c'è il passaggio del testimone, o anche split binary semaphore. Ecco, vi ricordate, se voi che avete luci potete andare tra i luci di fa, il mutex ci vuole. Poi dobbiamo contare quali erano le condizioni, ce ne sono due, quella della weight dei lettori e quella della weight degli scrittori. E quindi abbiamo due semafori che chiameremo SemR, che è quello che aspetta la condizione dei lettori, SemU e quella degli scrittori. Poi abbiamo i due weighting, quello che, quanti sono che aspettano lettori e quanti sono che aspettano scrittori. Poi abbiamo le variabili del problema, quelle che erano già esplicite anche nella definizione in quattro righe, MR e M doppio. Abbiamo fatto quindi se guardate qualche lucido fa c'era scritto che i reader dovevano aspettare M doppio uguale uguale a 0. Invece due lucidi fa c'era scritto che e weight B freccetta S dovevamo fare mutex.p e c'era su if not B, la negazione di nv uguale uguale a 0, visto che è maggiore uguale a 0, è nv doppio maggiore di 0, waiting c'era scritto waiting di i più più, qui abbiamo messo waiting error, mutex.b è proprio copiato in pari pari, se guardate l'uso del prima, per come si implementa le weight, semr.p, c'era scritto semr.p, nr.q, che era la S, visto che c'era scritto weight nw doppio uguale uguale a 0 freccetta nr.q, la S è stata copiata qui, e poi signal. Per uscire, vi ricordate se la N era meno meno fra parentesi angolose, andate a vedere come nel lucido della trasformazione cosa c'era scritto, prendi il mutex, fai lo statement e poi chiama la signal. Siamo stati a questo punto il write la stessa cosa, prende il mutex, nego la condizione che diceva nr uguale uguale a 0 n nw uguale uguale a 0, applico quel teorema del tiratore della matematica de Morgan per fare se negate un n diventa un or con i fattori che diventano termini negati, quindi nr maggiore di 0 or nw maggiore di 0. Se mi devo fermare, incremento il numero di quelli che aspettano come scrittori, rilascio la mutua esclusione e mi fermo sul semaforo degli scrittori. Lo statement è nw++ e chiamo la signal e così via. Ma adesso dobbiamo andare a vedere la signal. La signal, come è fatta? La signal, vi ricordo che diceva, questo abbiamo preso pari pari, quindi dice, se il numero degli scrittori è 0 e il numero di quelli che aspettano di leggere è maggiore di 0, tolgo 1 al numero dei lettori e faccio la V sul semaforo dei lettori. Se nw uguale uguale a 0, nr uguale uguale a 0 era la seconda condizione, il 2 possiamo chiamarlo, e waiting 2 maggiore di 0, waiting 2 meno meno, e potete vedere la sem2.lu diceva se coniugate la trasformazione. Questa è una trasformazione fatta dal compilatore testuale, cioè, vi è chiaro, prendiamo quella
quello che abbiamo scritto in poche righe, abbiamo la ricetta per trasformare, stiamo operando come un editor, come il preprocessore C, prendiamo le segni e le mettiamo dentro. E qua abbiamo fatto tutte cose meccaniche. Quindi vediamo, perché adesso l'abbiamo messo tutto in un lucido, quindi la segna l'abbiamo usata come una macro, però ci siamo preoccupati anche di ridurlo. Perché? Perché vedete lì, dopo NR più più, dopo NR più più ci sarebbe stata la signal, però visto che NR più più, NR è sicuramente maggiore di 0, quindi abbiamo tolto quella regola che chiedeva se NR uguale a 0, e ovviamente non si può dare in questo momento. Lo stesso abbiamo fatto con addirittura lì dopo N mu doppio più più, vedete che è sparita completamente, c'è solo mutex su, perché se guardate tutte e due le condizioni chiedono che il numero degli istruttori sia zero. Allora a questo punto tutte e due non possono essere, vale solo l'altra. E così anche in fondo NR meno meno, qui è un po' più fine la cosa. Qui NR meno meno vuol dire che NR era maggiore di 0 prima di averlo decrementato, e perché NR fosse maggiore di 0, NV doppio doveva già essere 0, se no non funziona. L'unica che rimane praticamente completa è quella in fondo degli istruttori. Ora però possiamo vedere delle particolarità. Lassù non c'è più, ma nel reader sia l'uno che l'altro, vedete che abbiamo delle if non deterministiche che in realtà hanno casi mutualmente esclusivi, quindi possiamo fare il non determinismo. Io posso scegliere o uno o l'altro, se sono vere tutte e due devo decidere, ma se sono mutualmente esclusive equivale a fare l'interesse. L'unica che invece rimane veramente non deterministica è questa qua in fondo agli scrittori. E quindi abbiamo tolto dappertutto il non determinismo, qua l'abbiamo tolto forzando la soluzione. In fondo al writer abbiamo forzato la soluzione. E questa soluzione infatti ha vantaggio i lettori, perché i primi che controlliamo sono i lettori. Se c'è un lettore in attesa, a quel punto mandiamo il lettore, e se dopo i lettori non vanno più a zero, se dopo i lettori non vanno più a zero, non ci sbloccheremo più. Quindi c'è starvation per gli scrittori. È possibile modificare il codice? Sì, dobbiamo, a questo punto dobbiamo metterci, abbiamo trovato una prima soluzione, e abbiamo una prima soluzione non per grazia ricevuta, ma per ragionamento, l'abbiamo fatto in maniera costruttiva. A questo punto però dobbiamo metterci la nostra capacità di trovare soluzioni. Vogliamo cambiare e dare la precedenza agli scrittori? Possiamo dare la precedenza agli scrittori. Come facciamo? Il lettore può entrare solo se non ci sono scrittori, ma non ci sono neanche scrittori in attesa. Cambiamo la condizione, diciamo, se c'è uno scrittore in attesa, tu lettore fermati. E facendo così, se quando arriva uno scrittore, nessun lettore
potrà più entrare. Quelli che sono, che stanno usando la sezione clinica, continuano a usare, non c'è preemption, ma per fare in progress prima o poi usciranno e a quel punto vanno anche gli scrittori. Stavolta abbiamo, però diamo la starvation ai lettori, perché se continuano ad arrivare scrittori, quei poveri lettori moriranno di fame. Allora cosa facciamo? Facciamo i turni. Siamo bravi a fare i turni? Allora, abbiamo quello lì come prima, waiting W, ma adesso se l'ultimo è stato uno scrittore mettiamo WLost uguale true. Se l'ultimo è stato un lettore, WLost uguale false. Record last, l'ultimo è stato. Il problema lo abbiamo quando usciamo dalla struttura. Allora la struttura cosa facciamo? Se l'ultimo è stato uno scrittore, mandiamo avanti se c'è almeno un lettore in attesa dei lettori. Se l'ultimo è stato un lettore, uno scrittore, ok? Quindi facendo così fanno a turni e non ci sarà più neanche starvation per nessuno. Ma vedete, abbiamo dovuto prendere le cose di soluzione e poi andarci a ragionare sopra. Ma per... vabbè, questo è un altro problema classico che non risolveremo. Ma intanto vi faccio notare una cosa. Noi siamo partiti da una programmazione a livello macchina, a livello assembler per la programmazione completa. Andavamo a vedere la singola variabile, quando poteva cambiare i valori, quali nell'architettura, quali erano i momenti in cui si interferiva su bus e così via. Abbiamo creato sulla base di questo un paradigma chiamato semaforo, abbiamo fatto vedere che siamo veramente capaci di farlo. Quindi ora ci sarà uno fra noi che si preoccupa, o qualcuno fra noi che si preoccupa di fare semplicemente semaforo, più tutti gli altri usano semaforo. Come in tutti i campi dell'informatica, non è che tutti andiamo a vedere il quarto bit nel pacchetto, noi usiamo scritti, poi qualcuno si preoccupa di farlo, però nulla deve essere scritto, se uno vuole sapere come funziona deve sapere qualsiasi cosa. I semafori sono come la programmazione non strutturata. Perché? Perché spetta al programmatore ricordarsi che la P che ha messo in questo punto in basso a sinistra del codice sblocca la U che nell'altro punto in alto a destra del codice, ok? E questo, come tutti i problemi di programmazione non strutturata, crea dei limiti alla complessità del problema. Se voi dovete fare non avete i costrutti tecnici della programmazione strutturata, fate tutto di if e go to. Quando il problema diventa più ampio di una certa ampiezza, mi permette, cioè è risolvibile, sì teoricamente, però la probabilità di errore è talmente alta che nessuno ci scommette un centesimo. Quindi il passaggio successivo, ed è l'introduzione alla lezione del giorno D, sarà avere un costrutto ancora più alto livello che consente di avere la programmazione strutturata a oggetti, l'equivalente, nell'idea di programmazione concorrente, in modo da poter avere ogni ambito di concorrenza ben strutturato, delimitato, con entità concorrente possono cooperare senza interferire a vicenda. Ok? Ma questo è lo solo, no, ho sbagliato. Questa è la fine di questa lezione, ci vediamo giovedì.